Prego, senatrice Comaroli. Grazie Presidente, però ricordo che l'anno scorso l'abbiamo fatta congiunta la Commissione proprio per evitare queste questioni. Sto parlando dell'assegnazione iniziale, non in funzione degli emendamenti presentati, quello è un altro problema. Se viene ritenuto di assegnarla congiuntamente è assegnata sin dall'inizio, non in funzione degli emendamenti che sono presentati. E questo è il punto, senatrice Comaroli, forse non sono stato chiaro. Grazie per la specifica. Comunque, il mille proroghe, indubbiamente noi non siamo quelli che dicono non serve, ci mancherebbe. Quello che fa specie in modo particolare sono le norme contenute nel mille proroghe, perché dispiace vedere alcune norme di proroga, soprattutto su questioni che abbiamo appena affrontato. Faccio l'esempio, poco tempo fa abbiamo affrontato il provvedimento terremoto, dove poi adesso ci ritroviamo qua nel mille proroghe delle proroghe, dove noi avevamo già anche evidenziato in quel provvedimento con degli emendamenti e dove questo governo ce li ha bocciati. Guarda caso adesso ritroviamo queste proroghe. Facciamo esempio alla rate dei mutui sul terremoto che si sono verificati nel 2016, alla posticipo delle bollette del gas, elettricità e quant'altro, dove appunto avevamo già evidenziato, però adesso il governo finalmente ha capito che quello che avevamo detto era corretto e ha fatto questa proroga. Oppure è corretto fare la proroga per le province e le città metropolitane, dove addirittura possono assumere personale anche se non hanno raggiunto l'equilibrio e rispettato gli obiettivi. Sì, però anche in questo caso da quanto tempo stiamo dicendo che i continui tagli fatti alle province mette in condizione di non poter erogare i servizi le province? Finalmente anche qua si è accorto che c'è qualcosa che non va. Oppure la proroga antincendi scuole, che è pazzesco pensare di prorogare una norma dove consente di posticipare la messa a norma degli antincendi delle scuole, dove vanno i bambini. Però pensiamo perché si deve arrivare a questo punto di dover prorogare, perché anche qua il governo ha fatto continui tagli ai comuni e i comuni non hanno i fondi per poter rispettare delle norme che dovrebbero essere inderogabili. Oppure ci sono ancora norme di proroghe per Pompei. Ma in quanti provvedimenti abbiamo trovato Pompei, il complesso di Pompei? Ma si può che non si ha un coordinamento, un obiettivo di dove si vuole arrivare con Pompei, con tutto il progetto culturale che c'è? No, si arriva a un punto e anche qua rimarchiamo l'inadempienza del governo di che cosa vuol fare. Oppure Jobs Act, considerato anche qua un grande provvedimento, però si consente, anche in questo caso si fa la proroga, che le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di collaborazione vietati dal Jobs Act. Ma perché viene consentito alla pubblica amministrazione di stipulare i contratti di collaborazione e a tutti gli altri, i privati, le aziende private, non lo possono fare? O si ha una linea o non si ha. Non si può impedire agli altri di farle e poi invece la pubblica amministrazione lo può fare e andare in deroga alla legge. Oppure, quando parliamo dei commissari, si può capire i commissari per eseguire gli ultimi atti che ci sono da fare, allora c'è la proroga, ma non si capisce la proroga del commissario del terremoto avvenuto negli anni Ottanta. Stiamo parlando di quasi 36-37 anni, forse c'è qualcosa che non va, forse anche in questo caso bisognerebbe metterci un po' più attenzione nel fare le cose. E poi anche quello
ultimamente, che anche qua non capiamo, la RAI. Allora, tutti devono fare i tagli, comuni, ho spiegato prima i problemi che poi genera, comuni, province devono fare i tagli, però la RAI no, la RAI può non fare tagli, può evitare di fare e si dà questa proroga. Mentre sarebbe stato importante fare, Presidente, e mi rammarico la non approvazione di questo emendamento, si era chiesto di prorogare un contributo di 10 milioni per il finanziamento delle terapie innovative per i malati oncologici. 10 milioni, quando poi pensiamo ai 290 milioni invece dati per il bonus maggiorenni, che non hanno anche in questo caso usufruito totalmente, di tanto era importante. E un'ultima cosa, mi consenta Presidente, c'è un problema che avevamo sottoposto dei prodotti omeopatici, dove molte aziende, visto che è cambiata la normativa e si devono rinnovare le licenze, avevano chiesto di posticipare i termini per fare questa richiesta, proprio per la difficoltà tecnica nel predisporre tutta la documentazione necessaria. E invece il governo in questo caso ha detto no, no, non pensando a tutte le aziende che ci sono dietro questi prodotti che producono, dove il 20% delle persone in Italia utilizzano, eppure anche in questo caso ha detto no. Mentre bene il fatto che abbia capito il governo di dare un contributo all'associazione Annil, che è importantissimo quello che svolge, il supporto che viene dato a quelle persone che hanno subito un infortunio sul lavoro e di come gli cambia la vita. Detto tutto questo, Presidente, dispiace il rammarico di aver visto anche un po' come sono andati i lavori, fatti in un modo, ribadisco, come ha già detto anche il Presidente della Quinta, dove forse la Commissione Bilancio poteva intervenire in modo più proficuo e incisivo nella questione. Noi diciamo convintamente no a questo provvedimento perché evidenzia quello che il governo non ha fatto. Grazie.